Sì, grazie. Allora, illustro brevemente una mozione che presento, non è ancora, presentiamo, non è ancora protocollata, quindi c'è l'auspicio, la speranza, abbiamo consegnato una copia a tutti i capigruppo, l'auspicio che appunto venga firmata da tutti in modo da poterla votare al termine di questa giornata. Non è un testo blindato, quindi la volontà non è quella di polemizzare con il sindaco di Milano o col consiglio comunale che ha approvato di recente il PGT, quanto di evitare una cosa che farebbe arrabbiare molto i cittadini, perché praticamente a pagina 303 della relazione generale del PGT appena approvato a Milano risulta, anzi si prevede la chiusura della MM2 nel tratto tra Viale Famagosta e Piazza Abbiategrasso, quindi quel ramo della metropolitana che è stato fatto abbastanza di recente, tanto è vero che proprio la fermata di Piazza Abbiategrasso è stata inaugurata dal sindaco Albertini nel 2005. Ora, io non sto in questa fase ad illustrare proprio nel dettaglio, ma voglio ricordare che per arrivare a quella inaugurazione ci sono stati anni di lavori e anni di disagi che i cittadini della zona hanno dovuto sopportare, ma hanno sopportato, non dico volentieri, ma quantomeno nella prospettiva di vedere un miglioramento del servizio dei trasporti pubblici, che vi è stato, perché sicuramente la fermata della metropolitana di Piazza Abbiategrasso è importante e strategica perché crea da un lato un collegamento della periferia con il centro della città e al tempo stesso, essendo in collegamento con la metrotranvia sud che da quel tratto passa per andare poi fuori anche fino a Rozzano, costituisce anche un collegamento dalla città verso l'Interland, quindi è sicuramente cruciale. Chiudere quella fermata non ha senso. Va anche detto che la chiusura, leggiamo, sarebbe per utilizzare, leggo, la chiusura di questo tratto viene prevista per utilizzare l'attuale tracciato in galleria fino a Piazza Abbiategrasso per farvi transitare una nuova metrotranvia denominata linea di Forza C che collegherà la stazione FS di San Cristoforo con Rogoredo, correndo parallela alla nuova strada cosiddetta Ronda Nord. Ora, va benissimo fare un nuovo collegamento che raggiunga Rogoredo, nessuno vuole dire il contrario, ma visto che si tratta al momento di un progetto, la raccomandazione che vogliamo fare negli interessi dei cittadini è sicuramente quella di non chiudere la fermata della metropolitana e mantenere attiva la metropolitana fino a Piazza Abbiategrasso, almeno fino a quando non verrà realizzata quella ulteriore metrotranvia. E in più anche cercare di lavorare come provincia di concerto con il Comune di Milano e gli altri comuni interessati per cercare di guardare avanti nella prospettiva di creare una sempre migliore rete di collegamento di Milano con l'Interland e io penso ad esempio anche all'annoso progetto, ahimè mai realizzato, del prolungamento del 24 fino a Opera e Locate Triulzi che se ne parla da anni, ma per ora è previsto solo l'allargamento di Via Ripamonti fino al confine della città. Sarebbe importante che la provincia si facesse parte attiva, e questo, anche questo viene detto nella mozione, per cercare di creare dei tavoli, sia tecnici che politici, e valutare cosa si può fare concretamente per portare avanti. Ora, io non sono entrato nel dettaglio, ripeto, ho volutamente evitato qualsiasi passaggio, pur essendo in questo caso abbastanza corposa la mozione. Ho cercato di evitare il più possibile passaggi che possano creare, come dire, mal di pancia a qualcuno e evitare gli aspetti più polemici. Vuole essere, e spero che sia compresa,
un qualcosa di utile per la cittadinanza. Ribadisco, non è un testo blindato, quindi io voglio sperare che i capigruppo di tutte le parti politiche la sottoscrivano in modo da poter arrivare alla fine del Consiglio a una votazione e in quel momento eventualmente cambiamo alcune parti del testo se necessario. Concludo presentando anche un'interrogazione perché pare, mi è giunta notizia, che in Consiglio di zona 5 il consigliere di zona del PDL, nonché collaboratore stretto di Podestà, Marco Valerio Bove, abbia fatto delle affermazioni a nome della provincia di Milano e qui si chiede se sono vere queste affermazioni o se vanno rettificate e poi si chiede la ragione per cui la provincia non ha voluto concedere il patrocinio a una serie di iniziative per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia che si svolgono appunto in zona 5. Grazie. Grazie. La parola...